Uomini e donne, Carola smentisce le voci gelo con Nicotera, nessuna crisi, tranquilli. Ad una settimana di distanza dalla messa in onda della puntata di Uomini e Donne alla quale ha partecipato per l'ultima volta, Carola è tornata sui social network per fare un po' di chiarezza. La ragazza ha postato una Instagram Stories per smentire le voci di crisi che sono circolate nei giorni scorsi, la studentessa e Federico sono lontani ma innamorati. E lo dimostrano quotidianamente scambiandosi dolci dediche e parole d'amore. Federico ci ha messo più di 6 mesi per fare la scelta e c'è già chi parla di una ipoetica maretta tra lui e la neofidanzata. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni siti di gossip hanno riportato un'indiscrezione secondo cui l'ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe già allontanato da Carola, i due hanno trascorso il weekend distanti e per questo motivo, i fan hanno temuto il peggio. A rasserenare gli animi e a fare chiarezza sulla vicenda è stata l'ex corteggiatrice con un breve video caricato sul suo profilo Instagram. In merito alla presunta crisi, volevo dire che non c'è. L'unica crisi che affligge l'Italia è quella economica post-Covid. State tranquilli. Con queste parole Carpanelli ha smentito le chiacchiere sul momento no che starebbe vivendo la sua relazione. Tra Carola e Federico, dunque, va tutto bene, e lo confermano le Instagram Stories che soprattutto la ragazza ha cominciato a condividere da quando è andata in onda la scelta. Se ha smentito le voci di crisi, la corteggiatrice di Uomini e Donne non si è sbilanciata su un altro gossip che ha impazzato in rete nell'ultimo periodo, si è vociferato. Infatti, che Carpanelli e Nicotera sarebbero già pronti a fare un grande passo. La studentessa potrebbe lasciare la sua città e trasferirsi a Roma dove vive e lavora il fidanzato, questa sulla convivenza. Però, al momento è solo un'indiscrezione che i diretti interessati non hanno confermato. I fan della coppia che si è formata nel dating show di Canale 5, dunque, possono dormire sonni tranquilli, anche se in questi giorni non sono insieme per motivi di lavoro e di studio. I due ragazzi si amano e non vedono l'ora di riabbracciarsi.